Ciao a tutti, oggi montagna, vera montagna, finalmente con la gravel, qui solo, con mio fratello Sergio. Lui e la sua Orbea Oiz. Oiz, siamo in ciclo elettrica. E ci godiamo un po' la montagna, la giornata non è splendida, ma andiamo su un pezzo, non si c'ho via. E adesso? Sigla! Eccoci qua nel bosco, in mezzo alla natura, dopo una prima salitina che così è freddo massacra un po', però, e dopo un'altra salitina spinta divertente siamo tornati sul battuto che va su a Piangessetto. Abbiamo incrociato il resto della famiglia di mio fratello, mia cognata Michela e mio nipote Alessio. Ah, funziona la ciclovia. Ma già anche tu non l'avevi ancora visto dal vivo la bici? Sì, non so come fare la gara. Bellissima salita. Ormai siamo in un'altra montagna, quota 1772. Bello, bello. Sta arrivando un po' di nebbia, là ci sono le mucche al pascolo, quello là deve essere il Monte Tivoli. Adesso aspetto mio fratello, che con la mountain bike è ovviamente più lento. L'ho detto senza sforzo, ma è vero che ormai sono abbastanza allenato. Ah, ecco, intanto vi faccio vedere il mio nuovo borsello della Ortlive, come si dice, che è molto comodo perché si apre velocemente, dentro si tengo la camera e si sgancia facilmente col pulsantino. Ecco mio fratello che pian piano arriva. Ho fatto anche l'ultimo pezzo, sono arrivato qua. Hai la bici leggera con le ruote. Infatti ho provato un pezzo sulla sua, ma la sensazione è di maggior leggerezza sulle gambe, che tanto però minor spinta, perché chiaramente è ovvio. Beh, spingi più. Meno. Però grave è normale. Infatti volevo mettere 38, ma non c'è. Faccio ancora una ripresa prima di partire dal rifugio Aquila Nera, 1855. Piero saluto. Vabbò. Okay. Ciao ciao. Congole!
Guarda Garmin dove è finita. Ancora sotto, Crisolo! No, Crisolo, qua è serra. No, qua è strano. Garmin che si sposta. De colpo. Farsi un boccone, sperando di non trovare la solita viperetta, si trova da queste parti, e ripartiamo. La giornata tiene e quindi si può ripartire. No. Adesso ci godiamo a sentirillo. Cielo sul È stato un bel giretto, breve ma intenso, una bella salita, una bella discesa e il Po ce lo godiamo. E quindi alla prossima, ciao ciao!